Ben ritrovati amici di Teleprima e soprattutto amici di Prima Serie A, eccoci qui, infatti siamo andati in onda anche nella settimana della sosta per gli impegni delle nazionali, ma abbiamo tantissimo di cui parlare, dobbiamo infatti analizzare ancora la vittoria del Napoli all'Olimpico contro la Roma, ma anche una settimana che proprio di sosta non si può chiamare, infatti tantissimi azzurri impegnati in giro con le rispettive nazionali, ma anche il futuro, il piazzamento Champions, i calciatori recuperati e tutto ciò che sta facendo in questo periodo e anche pensando Gennaro Gattuso. Prima di tutto però sigla. Eccoci qui prontissimi dopo la sigla, inizio ovviamente subito presentandovi il parterre di questa sera, immancabile come sempre Giovanni Gaudiano. Ciao Alessia, buonasera a tutti, speriamo di continuare come sta andando. Esattamente. Sbagliare poi sempre i pronostici. Beh, ti volevo dire ma io perciò non li voglio fare perché è meglio sbagliarli. Allora diciamo che va sempre male e così va sempre bene. Esatto, proprio settimana scorsa è stata clamorosa, poi ne parliamo sì, tra poco. Sì, perché c'era il fatto del Benevento, ma lì, credimi, lì non avrei giocato un euro. E infatti, però sono stati felici gli amici del Benevento. Molto. Invece un grande ritorno questa sera negli studi di Teleprima, un grande amico, un grandissimo e bravissimo collega, Gennaro D'Elena. Ciao Alessia, buonasera a tutti i telespettatori, è per me un piacere insomma essere tornato qui a Teleprima dopo qualche stagione, insomma speriamo che sia di buon auspicio per il proseguo del campionato del Napoli. Eh sì, ci ritroviamo a parlare di un Napoli sicuramente diverso rispetto agli scorsi anni, ma un Napoli reduce, Gennaro, da un momento comunque molto positivo contro ogni pronostico, possiamo dire. È iniziato al meglio questo filotto di gare importanti, doveva esserci anche il recupero del match contro la Juventus che vedremo soltanto nel mese di aprile, manca ormai poco, però il Napoli che ha conquistato punteggio pieno sia contro il Milan che contro la Roma. Sì, andando oltre le più rosee aspettative, prima del quello che doveva essere un trittico diventato poi un dittico, visto che come dicevi la gara con la Juventus è ulteriormente slittata in quella che è diventata una telenovela infinita che è partita ad ottobre con i fatti che tutti abbiamo poi analizzato e visto, sconfitta a tavolino, corso, ricorso, perso, poi il ricorso alla giustizia ordinaria vinto dal Napoli, finalmente è stata trovata la data, poi si è deciso di rimandarla ulteriormente e tra l'altro ci troviamo nella condizione in cui ricorderà il grande rammarico anche di Gennaro Gattuso di non essere partiti per Torino in un momento in cui il Napoli sembrava essere più in forma della Juventus, paradossalmente a distanza di tanti mesi in questo momento il Napoli è nuovamente più in forma della Juventus, addirittura con la possibilità, vincendo, perché no, insomma, all'Allianz la possibilità addirittura di sorpasso in classifica. Due vittorie convincenti, soprattutto la seconda, ancor più rispetto a quella del Meazza, dove Napoli all'Olimpico contro la Roma ha rischiato veramente poco, infatti il dato eclatante, al di là poi dei due successi, è lo zero alla voce gol subiti. Chiaro, tutto questo frutto dei tanti uomini che Gattuso ha via via recuperato, non ultimo Lozano che ha giocato uno scampolo di gara contro la Roma all'Olimpico, non potendo mettere in mostra ancora, chiaramente, perché è stato fermo un periodo abbastanza lungo, insomma, tutte quelle doti che hanno poi invece caratterizzato l'andamento della sua stagione, che dopo essere stato un corpo estraneo, un oggetto misterioso in quella passata, è diventato quest'anno un punto fermo dello scacchiere tattico di Gattuso, ma Politano decisivo nella gara del Meazza contro il Milan, parzialmente decisivo anche contro la Roma con l'assist per Mertens, ha saputo non far rimpiangere il messicano, per cui insomma dopo un periodo di grande difficoltà, addirittura si parlava di un avvicendamento alla guida tecnica del Napoli, invece Gattuso recuperando uomini importanti è riuscito nuovamente a,
a dare un equilibrio alla squadra e i risultati si sono visti. Il Napoli è stato anche bravo ad approfittare delle fatiche europee del Milan prima e della Roma poi, facendo bottino pieno e rilanciando alla grandissima le sue aspirazioni per un piazzamento in zona Champions, che sarebbe, era l'obiettivo principale all'inizio della stagione. Peccato, perché probabilmente senza tutti quegli infortuni, e soprattutto se gli infortuni non si fossero concentrati in uno stesso reparto, probabilmente il Napoli a questo punto della stagione chissà dove sarebbe potuto essere, addirittura forse a giocarsi il titolo, cosa che strada facendo era sembrata un'opzione non propriamente campata in aria. Poi insomma gli infortuni hanno falcidiato gli azzurri, qualche errore da parte di Gattuso in alcune gare, qualche errore da parte di qualche calciatore che penso a Bakayoko, penso a Fabio in alcune circostanze, in altre Maximo, c'è lo stesso Koulibaly che non ha disputato una stagione brillantissima, hanno precluso delle possibilità al Napoli, che però adesso con 10 gare alla fine del campionato, 11 per il Napoli, insomma qualche prospettiva importante e interessante il Napoli sicuramente l'avrà. Tutto ancora in gioco, tu Giovanni non eri particolarmente ottimista, no. Ne abbiamo parlato proprio qui, rinnego, quadro nero. Non rinnego le mie parole, no, ma non è che non rinnego le mie parole, cioè è semplice, non ho sentito, perché sentiamo tutti quelli che parlano, l'ipotesi migliore delle tre partite che il Napoli doveva giocare, dice speriamo di fare 4 punti. 4-5 punti, sì. Quindi non è che ero l'unico, ma non neanche per una questione di sentirsi accompagnato o non accompagnato. La realtà è che non venivamo da un periodo che faceva presumere dei risultati di questo genere. Risultati sul campo che sono stati raggiunti grazie soprattutto a una maggiore determinazione, una maggiore coesione, perché in queste due partite il Napoli non ha messo in mostra nessun particolare gioco, però questo è quello che noi chiedevamo anche prima, semmai in queste partite si è continuato un po' a rischiare nella fase di uscita dalla difesa, molto meno, ma si è comunque continuato a rischiare, e questo diciamo che potrebbe essere un ulteriore ambito di miglioramento, perché non rischiando nulla il Napoli effettivamente in questo spezzone di campionato che rimane potrebbe, diciamo, fare molti punti, speriamo, e andare in Champions. Tutto sommato 2 settimane darebbero ragione a Gattuso, che per un verso che c'è bisogno di una settimana tipo per preparare bene le partite, per allenare bene la squadra. Per l'altro verso significano che evidentemente il nostro allenatore e i nostri giocatori non sono adatti a svolgere e a giocare competizioni internazionali, perché altrimenti poi il discorso non si sa dove va a parare. Quindi se dobbiamo pensare che per giocare bene il campionato non bisogna giocare in Europa, è un limite, e dobbiamo ammettere che questa rosa e questo allenatore hanno un limite, altrimenti poi ci sono tanti altri discorsi che si possono fare. Però io riprenderei quello che diceva Gennaro, cioè molti giocatori negli ultimi tempi, a parte i recuperi, hanno mostrato una diversa applicazione, chiamiamola così. E questo ha fatto sì che ci fosse innanzitutto una difesa più coperta, una difesa meno perforabile, nonostante il portiere che io insisto cambierei sempre, cioè non farei giocare Meret, ma credo che questo sia nella ragione delle cose, perché, ripeto, se qualcuno dice che Ospina sa giocare coi piedi, va dimostrato, perché non mi pare che sia così. Poi vabbè, insomma, ognuno ha la sua idea, il tecnico poi decide ed è lui che fa le sue scelte. Quindi, per tornare al discorso che facevo prima,
è stata una maggiore applicazione a un gioco non cercato come sembrava qualche mese fa, un gioco più coperto, più razionale, meno con una scelta di anche di sistema di gioco decisamente diversa, dovuta anche al recupero di molte pedine, ma comunque insomma, è una squadra che in questo momento avrebbe una sua logica. Speriamo che la sosta delle nazionali e poi avremo 2 settimane in cui c'è il recupero della Juventus e il turno infrasettimanale non scombinino di nuovo tutto, perché se fosse così allora sarebbe poi certificato che questa è una rosa, è una squadra che non può evidentemente giocare con l'impegno settimanale ed è un limite. Per una squadra di vertice sarebbe un limite e quindi andrebbe fatto qualcosa, tu vuoi parlare dopo anche di quello che succederà, andrebbe poi pensato una ricostruzione, un aggiustamento della rosa tenuto conto di questo aspetto. Sì, però io credo, Gennaro, che il discorso che la rosa in quel determinato momento non riuscisse a giocare ovviamente al meglio anche durante la settimana, quindi le varie gare infrasettimanali ed Europa, derivasse dal, come detto anche tu prima, dal problema degli infortuni, dal problema delle defezioni, cioè con quella rosa fortemente incerottata era impossibile ovviamente anche giocare poi ogni 3 giorni, forse si riferiva a quello. Gattu. Sì, io ci metterei anche, e lo vado ripetendo praticamente dall'inizio della stagione, una stagione molto molto particolare dove agli impegni infrasettimanali legati alle competizioni continentali ci sono stati una serie di impegni infrasettimanali di campionato per recuperare il tempo compresso, insomma, in cui la stagione gioco forza si è dovuta svolgere. Certo. È iniziata in maniera particolare già con un ritiro nel mese di agosto, cosa che normalmente non accade quando ci si dedica al precampionato, alle tournée o alle amichevoli. Si pensa che Napoli ne ha fatte solo 2, perché una fu rimandata, quello con lo Sporting di Lisbona per appunto per il Covid, Napoli non partì, con solo 2 amichevoli si è giocato tantissimo. Anche le altre squadre che presumibilmente sembravano avere una rosa più attrezzata, parlo dell'Inter, parlo della Juventus, hanno fatto fatica. La Juventus è uscita inopinatamente dalla Champions League contro un avversario tutto sommato di medio cabotaggio alla portata dei bianconeri. L'Inter è già da tempo fuori dalle competizioni europee, si è potuta concentrare maggiormente sul campionato, quindi più che un problema soltanto del Napoli o legato all'organico poco profondo del Napoli, in realtà è stato un problema condiviso anche da altre squadre. Per non parlare poi di altre compagini come il Liverpool o altre molto più blasonate a livello continentale rispetto alle squadre italiane che hanno fatto fatica a gestire la doppia competizione, penso anche al Real Madrid che in campionato è abbastanza distante dall'Atletico, tranne l'eccezione Bayern di Monaco, ma il Bayern di Monaco insomma vive una fase storica veramente di assoluta grandezza, quindi riesce a brillare sia in Bundesliga sia poi in Champions League. Discorso anche Paris Saint-Germain quest'anno in campionato in Ligue 1 ha avuto qualche piccola defiance rispetto al passato, quindi credo sia una cosa abbastanza condivisa questa dell'incompatibilità in questa stagione del bel gioco e dei risultati nella doppia competizione. E un passaggio invece volevo farlo sul portiere. Come io no? Sono invece sostanzialmente in disaccordo rispetto a quando diceva Claudiano, insomma, che io ho visto spesso il Napoli a San Paolo, dalla tribuna stampa chiaramente, e la percezione al di là poi della capacità di Ospina di giocare meglio la palla con i piedi, poi potremmo aprire un capitolo a parte su questo che sta diventando quasi una moda, quella di giocare necessariamente dal basso indipendentemente dalla qualità poi anche degli interpreti e dalla capacità. Anche la persino ieri, sì, molto, sì, molto anche, simile. Anche, sì, 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 sembra quasi un orpello, un esercizio estetico, quasi sì, un esercizio di stile piuttosto che una necessità, però insomma poi vedremo. Bisogna poi sempre considerare e mettere sul piatto della bilancia i vantaggi rispetto agli svantaggi. Pensa alla Juventus, che alla quale è costato insomma questa modalità di gioco, è costata praticamente la Champions, l'errore di Bentancur sanguinoso ad Oporto che insomma ha condizionato molto la doppia sfida contro i portoghesi, poi ha visto la Juventus soccombere. Ospina, al di là della capacità, dicevo, di giocare al meglio con i piedi e dando maggiori possibilità di sviluppare la manovra dalle retrovie, la percezione netta quando lo si vede in campo dalla tribuna è che
abbia il pieno comando delle operazioni per quanto riguarda l'interazione con gli altri compagni di reparto, che tendono a fidarsi molto maggiormente di Ospina rispetto a Meret. E in circostanze, ad esempio, Meret, ricordo l'episodio di Udine, la gara in cui Rahmani fece il suo esordio con la maglia azzurra dal primo minuto, sicuramente un passaggio inopinato di Rahmani, corto, però Meret non ha quella prontezza nella lettura delle azioni che magari, ecco, un portiere come Ospina, o penso a Donnarumma o ad altri che hanno una maggiore esperienza, riescono a fare meglio, a leggere meglio le fasi della gara. Oppure pensa agli errori di Verona, ma complessivamente, se avete fatto caso, sicuramente in alcune gare del Napoli, spesso quando anche ci sono dei traversoni, degli spioventi da parte degli avversari, spesso Meret viene anticipato dal difensore centrale che preferisce intervenire. Questo secondo me è sintomatico di una, come dire, di una comunicazione complessiva, di una, non verbale, ma di una comunicazione di tipo... diciamo, di fiducia, ecco, tra i difensori del Napoli e il portiere friulano, che è molto inferiore rispetto a quello di Ospina, invece, che trasmette leadership e carattere. Quindi in questo momento io credo che Ospina sia stata la scelta giusta, fermo restando che Meret è un calciatore, insomma, sicuramente di grandi doti tecniche, ma che deve probabilmente, da un punto di vista proprio della comunicazione con i compagni di reparto e quindi in termini di personalità, crescere, fare degli ulteriori step se vuole aspirare a diventare un portiere importante, che insomma per le sue caratteristiche tecniche potrebbe tranquillamente diventare. Giovanni, ti concedo la replica da avvocato. No, ma la replica no, io non sono l'avvocato di nessuno, io faccio delle osservazioni che possono essere giuste o, certo, o sbagliate, ci mancherebbe. E poi mi fa piacere che ci sia un'idea diversa, perché poi suonare la stessa musica non serve quando si discute, quindi è giusto avere un parere diverso. Sulla questione comandare la difesa, avere più carisma, intervengo con un dato, come dire, pragmatico. La fortuna, tra virgolette, di giocare senza pubblico, a me personalmente, che tolgo il commento dei commentatori Sky da casa perché meglio non sentirli, mi ha dato l'opportunità di ascoltare molto bene quello che accade in campo e farmi un'idea precisa di tante cose. Quando gioca Meret, è l'unica voce che io sento forte, molto chiara, quindi il dubbio che lui possa non avere la capacità di gestire la difesa io non ce l'avrei. Poi possiamo dire se la difesa lo segue, questo è un altro paio di maniche, perché è normale che se il tecnico ha fatto capire più volte che preferisce Ospina a Meret, in qualche maniera è la stessa cosa che capita nel momento in cui il presidente sfiducia l'allenatore. Cioè, se sfiducia l'allenatore, noi diciamo che l'allenatore non ha più non ha più la determinazione, quindi non ha più lo spogliatoio che lo segue in un certo modo. È lo stesso. Se tu un giocatore lo sfiduci, ovviamente i compagni non vedono più in lui il punto di riferimento e quindi ci può essere questa cosa che diceva Gennaro. Però io dal mio punto di vista ne faccio un discorso e poi lo affronteremo nel momento in cui parleremo del domani. Ne faccio un discorso anche di natura pratica, cioè Meret è un patrimonio del calcio Napoli, è un giocatore sul quale, un portiere sul quale si è investito anche in maniera abbastanza pesante e tra l'altro ormai si è capito che il 90% ha perso anche la nazionale e quindi voglio dire... era proprio perché poi se andiamo a analizzare il rendimento dell'uno e dell'altro nell'ambito delle partite che hanno giocato non c'è questa grandissima differenza a favore di uno a favore dell'altro e non c'è poi quel discorso che facevo prima del vantaggio del gioco con i piedi, quindi onestamente io penso che il ragazzo dovrebbe avere più spazio e dovrebbe essere, come dire, anche supportato dall'allenatore, dal tecnico, in maniera da poi poter acquisire quell'esperienza per farlo diventare un numero uno importante.
faccio una domanda. Saremmo tutti d'accordo che quest'anno Meret vada via? Cioè, tra 3 anni saremmo sempre dell'avviso che è stato fatto bene? Io penso, dal mio punto di vista, penso di no, perché vedo un giovane con grandi capacità, con grandi qualità. E poi, come ho detto più volte, l'ho detto un paio di volte qui in trasmissione, se Dino Zoff dice che è superiore a Donnarumma, io gli credo. Cioè dobbiamo fidare. Io gli credo, voglio dire, non l'ho detto io. Un portiere come Dino Zoff dice che ha dei numeri sostanzialmente nell'ambito generale superiori a quelli di Donnarumma, che è il portiere della nazionale, che non è bravissimo sempre, che commette degli errori anche lui, ma quindi abbiamo un portiere di caratura internazionale. Perché diciamo, disperdere questa capacità, questa qualità di questo giovane che ha quasi 10 anni in meno rispetto a Ospina, quindi è incredibile. La stessa cosa io la vedo con Isai e con Maximovic. Anticipiamo il tema. Stiamo anticipando. Isai e Maximovic, cioè, sono due giocatori fuori da... Perfetto, devono giocare in certi momenti perché mancano gli altri. Ma cioè, rendiamoci conto di una cosa, quando succedono delle cose nello spogliatoio, in campo, dobbiamo sempre andare a capire fino in fondo e non fermarci a quello che ci viene raccontato. Cioè, si è detto che Mario Rui ha avuto delle difficoltà con l'allenatore, che l'ha cacciato, che è andato fuori campo. Ma mi domando, se un giocatore che è stato preso per giocare in un ruolo viene costantemente sopravanzato di quello che dovrebbe giocare sull'altra fascia, che viene messo a piede invertito, cosa deve pensare? Che non è in condizione, che non è all'altezza di giocare? Perché da poi ci meravigliamo se il rendimento di quel giocatore non è all'altezza? Ripeto, non faccio il difensore di Mario Rui, che tra l'altro in teoria non è un giocatore che mi piace al 100%. Ma non posso non dire che nel momento in cui lui, che gioca a sinistra, viene messo in panchina e va a giocare a sinistra, a un destro, deve pensare che qualcosa non funziona, che lui non ha la stima dell'allenatore. E questo vale anche per Meret. Cioè, il discorso è tutto così. Si sono fatte delle cose, si sono prese delle derive e delle decisioni che poi hanno inciso in qualche maniera sull'andamento della stagione del Napoli, perché ha ragione Gennaro quando dice che forse questa squadra poteva fare di più. E vorrei ricordare che il momento di crisi è cominciato quando avevamo la rosa al completo, non è che è cominciato dopo. Quindi è scattato qualcosa proprio con le prime partite internazionali, tant'è vero che la prima partita del girone in casa l'abbiamo persa. Quindi c'è da dire che non è un problema legato alla rosa, non è un problema legato probabilmente all'allenatore, non è un problema di infortuni nato in quel momento. Si deve andare a capire il problema, se c'è, qual è, per mettere un riparo e cercare di sistemare la situazione, perché poi veramente sarebbe incredibile se, contrariamente ai nostri pronostici, il Napoli vincesse ancora, facesse una finale di campionato importante, arrivando magari a 5-6 punti dalla prima classifica, e penso che staremo tutti a mangiarci le mani. Anche se per merito poi sarebbe dovuto finire così, diciamo, ognuno è figlio dei suoi errori fondamentalmente. Certamente, però ci mangeremmo le mani per un campionato perso, cioè non giocato al massimo, un campionato che, siccome non c'è la Juve tra le squadre di vertice, tutti lo stanno qualificando come un campionato, diciamo, minore, perché la Juve non è in condizioni di giocare al massimo e quindi si ritiene che sia un campionato meno importante. Certo, Gennaro, io ti faccio rispondere tra poco sui singoli, perché analizzeremo anche un po' il mercato e le voci di mercato, quindi reparto per reparto. Ti volevo però fare una domanda, poiché se ne è parlato anche proprio in occasione di Roma-Napoli.
Napoli che sta recuperando anche in settimana alcuni calciatori, si è rivisto in gruppo lo stesso Petagna, Rachmani, Lobotka fermato dal problema alle tonsille. Fatto sta che però c'è un punto interrogativo legato ad Osimhen, che nella gara dell'Olimpico è entrato ma è apparso nuovamente molto nervoso. Cosa sta succedendo? Io credo che per quanto concerne Osimhen, il calciatore è rimasto fuori, ha sentito chiaramente l'importanza del suo acquisto, insomma, quando è arrivata le aspettative le ha sentite tutte, tanto che doveva essere la punta di diamante del 4-2-3-1 di Gattuso, che vedeva Mertens giocare, poi avrebbe dovuto vedere Mertens giocare alle sue spalle, lui come punta, come finalizzatore, eccetera. Poi una serie di incidenti legati di natura sostanzialmente fisica, prima l'infortunio, poi il Covid, cosa succede adesso ad Osimhen, va ad innestare questa serie di fattori su un calciatore già, secondo me, ancora acerbo per giocare con continuità a certi livelli. Ha lasciato intravedere qualche sprazzo sicuramente di qualità tecnica, soprattutto qualità atletica più che tecnica, perché anche da un punto di vista tecnico secondo me deve ancora molto molto crescere. Il modo in cui calcia, ad esempio, ancora qualche scetticismo guardandolo calciare, quindi un fondamentale tecnico importante, però ci si può allenare magari su quello. Ha mostrato doti atletiche importanti, è particolarmente nervoso perché probabilmente vorrebbe, come si suol dire, spaccare il mondo in quelle occasioni che Gattuso in questo momento gli sta concedendo. Non ha l'esperienza ad esempio di Dries Mertens, che nonostante il lungo momento di difficoltà legato ad una condizione fisica non brillante, poi l'infortunio, poi chiaramente le primavere cominciano a pesare, quindi sicuramente gioco forza non avrà la continuità che aveva nelle passate stagioni, ma è un calciatore che ha un'esperienza tale, con una flemma e un carattere tale da sapere amministrare i momenti di difficoltà non lasciando trasparire nervosismo, e con la consapevolezza che poi il suo momento arriverà, e di fatto poi all'Olimpico è arrivato con una doppietta che l'ha visto tornare sugli scudi. Osimhen probabilmente anche da questo punto di vista, la lettura dei momenti storici della sua carriera è ancora claudicante, è ancora acerba, per cui si innervosisce tantissimo perché vorrebbe dare molto di più rispetto a quello che ha dato fino adesso. Fermo restando, ripeto, che è un calciatore sicuramente di prospettiva. Quando acquisti calciatori di prospettiva significa proprio che il meglio devono ancora darlo, per cui paghi dazio nel breve. E il Napoli, credo, quando va a fare un certo tipo di operazione ne è consapevole. Parlavamo di Meret prima, quindi possiamo allungare il discorso, possiamo spostare il focus su Osimhen, situazione analoga. Anche Meret non aveva una grandissima esperienza in Serie A, avendo militato soltanto una stagione nella SPAL, e sai che poi quando acquisti questo tipo di calciatori può vivere una battuta d'arresto, può vivere un periodo in cui va in difficoltà. La concorrenza in un club importante come il Napoli non è sicuramente un club di punta a livello continentale, però in Italia è un club importante. È chiaro che dopo 2-3 prestazioni un po' in ombra, la concorrenza alle tue spalle è fortissima. Io credo che l'allenatore, poi riagganciandomi anche al discorso di prima, certo, su Isai Maximovic, o sulla preferenza di Isai a sinistra con piede invertito rispetto a Mario Rui, io credo che comunque l'allenatore in quel momento va a fare le scelte che gli garantiscono, almeno in teoria, secondo quello che è il suo pensiero, gli garantiscono il maggiore apporto, non facendo tanti distinguo poi se il calciatore è di prospettiva. È importante, il Napoli ci ha investito tanto, questi sono discorsi che vertono più la società. Infatti questo è stato emblematico, il dualismo Meret-Ospina, da questo punto di vista, perché Gattuso fin dal suo arrivo a Napoli fu chiaro che puntasse su Ospina, lo disse proprio, insomma, lo disse espressamente. Sì. Arrivò anche in un periodo particolare Gattuso, in cui Napoli veniva dalle macerie della seconda gestione Ancelotti, i problemi di spogliatoio, insomma, prima accennati, e quindi fece di necessità virtù, probabilmente affidandosi anche a uomini di maggiore esperienza. Ma credo che complessivamente l'allenatore cerchi sempre, non fosse altro che poi i risultati, insomma, si ripercuotono su quello che è il proprio operato, quindi cerchi di fare le scelte migliori. Sono d'accordo invece sul fatto che Napoli, chiaramente tutti i problemi del Napoli non sono assolutamente soltanto legati agli infortuni, assolutamente non, lungi da me giustificare in questo modo l'operato di Gattuso, anzi i problemi sono cominciati molto prima. Io penso anche ad alcuni errori proprio del tecnico azzurro, i cambi in alcune fasi della gara. È rimasto emblematico il cambio, insomma, del difensore centrale a Bergamo prima
che l'Atalanta battesse il calcio d'angolo, alcuni errori di percorso che anche Gattuso, nonostante le 300 panchine che lui insomma, legittimamente rivendicò qualche tempo fa, qualche errore ancora lo commette, sicuramente non è, come dire, non è ancora, semmai poi lo diventerà in futuro, uno degli allenatori migliori che il Napoli ha avuto nelle ultime stagioni, se citiamo così in ordine sparso Benitez, Sarri, per quello che è diventato, poi lo stesso Ancelotti, nonostante poi le difficoltà che ha incontrato a Napoli. Io credo che individuando il problema, chiedevamo quale possa essere il problema del Napoli, la continuità dei problemi del Napoli che partono già dalla seconda fase della prima stagione Ancelotti, di una turbolenza all'interno dello spogliatoio, ogni tanto si manifesta in maniera più o meno virulenta, più o meno evidente, ammutinamento durante la seconda stagione Ancelotti, qualche problema di alcuni calciatori con Gattuso, quella scarsa continuità, quella scarsa verba agonistica, quella vis agonistica che Napoli a volte spesso ha faticato a mettere in campo e che ci fa dubitare anche che questa doppia vittoria possa essere finalmente invece la chiave di volta, insomma la svolta della stagione, tanto che temiamo ulteriormente che Napoli possa ricadere qualche difetto che nel recente passato poi ha precluso tantissimi obiettivi a questa squadra, insomma. Preoccupazioni più che lecite, abbiamo parlato del presente e siamo pronti anche a parlare di futuro, quindi ci fermiamo per qualche minuto di pubblicità e ritorniamo a Prima Serie A tra poco. Azienda leader nel settore delle costruzioni di edifici industriali ed energie rinnovabili, la famiglia Cancello ha costruito e realizzato a solide fondamenta un'azienda del futuro, partendo dalla produzione agricola e sviluppandosi nel settore immobiliare, anche nei rami delle costruzioni e delle energie rinnovabili, con rispetto e amore per l'ambiente. E ad oggi l'azienda è un modello di impresa all'avanguardia nella zona di Aversa Nord, con marchi importanti tali da accrescere così l'appeal del nostro territorio. Gruppo Marican, via Consortile SNC 81030, zona ASI, Teverola, Aversa Nord, Caserta. Una lente di ingrandimento sull'Italia e sulla Campania. Un occhio attento su tutto ciò che avviene in città. Benvenuti su Notiz, quotidiano online di informazione nazionale e regionale. Focus sulla cronaca, politica, attualità, cultura, spettacoli e sport. H24. Ci puoi trovare su www.notix.it e sulle nostre pagine social con i canali dedicati su Facebook, Instagram e YouTube. Tutta l'informazione nazionale e regionale solo su notix.it. Eccoci qui dopo una brevissima pausa pubblicitaria, pronti a parlare anche del futuro del Napoli. Infatti abbiamo analizzato il presente e la gara di Roma, ora però mi devo divertire perché con voi voglio fare anche un po' di toto calciatore, ovviamente anche toto allenatore. Però prima di questo, riprendendo quello che diceva Gennaro prima, io voglio dire una cosa breve, vai, più breve possibile. Allora, nessuno è immune da errori e nessuno può, dovrebbe, diciamo, usiamo il condizionale, parlare delle scelte degli altri senza conoscerne fino in fondo le ragioni. Certo. Perché ha ragione, lui dice, l'ho detto anche io, non è che Mario Rui sia il miglior sinistro di difesa che io veda, ci mancherebbe. Però a volte quello che conta è l'aspetto esterno che si dà. Se l'allenatore decide per prendere una posizione, cosa succede? Che poi l'informazione televisiva, radiofonica, cartacea tira subito delle conclusioni, per cui queste conclusioni diventano poi dei macigni che possono incidere anche nel rapporto proprio tra allenatore, sì, e giocatore. Per quanto riguarda il discorso di Meret e di Ospina, per tornare a quella giusta osservazione che faceva Gennaro, che lui, che Gattuso ha detto sin dall'inizio che puntava su Ospina, cioè quando è arrivato, è perché probabilmente nello spogliatoio c'è qualcosa che ancora non è stato chiarito sin da quel momento. Probabilmente i giocatori preferiscono Ospina, non vogliono Meret, ma se fosse così,
e io mi auguro che non sia così. Se fosse così, non sarebbe fatto bene. Perché io però parlavo di questa è una mia idea. No, più che di una preferenza personale, assolutamente non conosco poi le dinamiche. No, la percezione dal campo di una maggiore interazione. Però tra lui ha fatto subito questo discorso, sì. Il che mi lascia presumere che siccome lo spogliatoio del Napoli, quando lui l'ha trovato era una bolgia. Turbolento, no? Però in quella bolgia c'era sicuramente qualcuno, perché in ogni spogliatoio, non era solo Abraham, nel bene e nel male, ci sono quei 4-5 che sono... come dire, di riferimento, trainanti, usiamo questo termine perché non so quale altro termine potremmo usare, e quindi di riferimento probabilmente Ospina era uno di questi, perché chiaramente è più anziano e forse qualcuno ha preferito che giocasse lui, e qua a questo punto qui io dico, ritengo che l'allenatore invece non dovrebbe. E torniamo, scusami Gennaro, questo discorso l'abbiamo fatto in altre puntate, torniamo al discorso di mandare il capitano in tribuna a Genk di Ancelotti. Beh, io quello lo trovo una misura, come dire, chiara, una misura chiara successiva a delle azioni che il tecnico aveva intrapreso e a certi accadimenti che erano avvenuti. Non mi è piaciuta come è stata gestita, è dalla società, è dai media quella situazione, perché poi dopo si è detto che il tecnico voleva rompere l'armonia, ma tu pensi che esiste un allenatore che vada contro se stesso? Assolutamente no. Quindi non è certamente questo il punto di vista. Però in realtà poi è successo quello, chi ha pagato? Ha pagato il tecnico. Sulla questione societaria, in effetti noi spesso abbiamo denunciato un deficit da parte dell'operato della società azzurra. Faccio un esempio, esplose il caso Gasperini-Papu Gomez l'inverno scorso, insomma, molto velocemente l'Atalanta ha fatto una scelta, giustamente, secondo me legittimamente, ha puntato sull'allenatore e in 4-3-4-8 insomma ha sbolognato il Papu e l'ha venduto al Siviglia, e risolvendo sul nascere qualcosa che poi avrebbe potuto trascinare anche altri calciatori, visto la personalità di Gomez all'interno dello spogliatoio nerazzurro, poteva trascinare altri con sé. Questo ragionamento che fai è giustissimo. Hai fatto caso che quando adesso sono stati eliminati dalla Champions, c'è stata una vocina che ha detto il fatto di Gomez, è stato subito messo a tacere. Sì, certo. Perché questo purtroppo dovremmo renderci conto che conta moltissimo. Assolutamente. Cioè non si può parlare di certe cose senza guardare le dinamiche interne. No, una squadra è una comunità di uomini, per cui tra loro ci sono dei rapporti, si comunica. E la società, l'allenatore fanno parte di questa situazione e devono vivere con le dinamiche che si creano e non possono o fregarsene oppure demandare. Soprattutto la società e l'allenatore poi non può demandare certi discorsi. Ho chiuso. Ok, pensavo che mi stavate boicottando il Toto Giocatori. Anche se come i pronostici, non chiariremo nulla. Quella è la parte divertente. È molto presto adesso. Sì, sì, assolutamente molto presto. Infatti ci teniamo esclusivamente sulle voci di questa settimana, partendo proprio, stravolgiamo tutto l'ordine, partiamo proprio dall'allenatore, partiamo da Gattuso, poiché in settimana c'è stata anche questa voce da parte di numerosi tifosi, ma anche alcuni addetti ai lavori, che hanno lanciato l'idea, siccome il Napoli in questo momento con la rosa quasi al completo, con la settimana tipo, sta facendo bene e il piazzamento Champions potrebbe comunque essere ancora alla portata, perché non provare a riallacciare i rapporti con Gattuso e provare a proseguire questo progetto anche per il prossimo anno? Parto da te, Gennaro. Io credo che i rapporti tra Aurelio De Laurentiis, insomma la proprietà, e Gattuso siano, non dico irrimediabilmente compromessi, ma siano ad una situazione tale, ad uno stato tale che rischieremmo, nel caso in cui Gattuso fosse confermato, che al presentarsi delle prime difficoltà nella prossima stagione
potrebbero riacutizzarsi dei malori, insomma, sia nel rapporto tra De Laurentiis e Gattuso, perché poi delle cose sono successe, sia nel rapporto tra Gattuso e alcuni calciatori. Citava Mario Rui precedentemente, veniva citato Mario Rui, ma anche altri attriti ci sono stati, quindi presumerebbe la conferma di Gattuso un repulisti generale di tutta una sacca di malcontento all'interno dello spogliatoio, e affidare in maniera netta, decisa, le chiavi del progetto a Gattuso. Io la vedo una soluzione un po' difficile, la vedo difficilmente percorribile, e anche c'è stato, ricordiamo che quando il Napoli proponeva il rinnovo a Gattuso, Gattuso ha tentennato, sia per l'introduzione, per la volontà di introdurre una clausola che avrebbe impedito all'allenatore del Napoli, Gattuso appunto, di mettersi nel momento in cui alcune cose insomma non avrebbero corrisposto ai suoi desideri. L'ha fatto in altre circostanze, in altre squadre, De Laurentiis voleva impedirglielo, e Gattuso molto in alcuni frangenti ha dichiarato pure: io sono un uomo libero, io ricordo queste parole, sono un uomo libero, voglio decidere, facendo riferimento proprio a questo aspetto, voglio decidere delle mie sorti in maniera del tutto indipendente. Sono successe anche altre cose, io ricordo quando lui ha avuto quel problema all'occhio, insomma, che poi fortunatamente in qualche modo, almeno per il momento, si è risolto. Davanti ai microfoni, apparve, davanti alle telecamere, apparve provato e risentito e ferito dell'atteggiamento dell'ambiente complessivamente. Penso si riferisse ai media, sicuramente si riferiva ai media, dicendo: da persone che vivono con me a Castelvolturno, vivono Castelvolturno, mi hanno ferito, mi hanno dato per morto, mi hanno dato quasi per spacciato. Ci fu quel riferimento ai suoi ristoranti, pescherie, e lui anche lì, in maniera abbastanza risentita, legittimamente secondo me, si espresse dicendo: molte di quelle persone che mi hanno attaccato neanche potrebbero entrarci nei miei ristoranti. Cosa voglio dire con questo? Ah, anche un altro episodio ci fu, quando gli chiesero, purtroppo quando morì Diego, insomma, ci fu quella manifestazione di affetto da parte della città, di amore, che perdurò per diversi giorni, non soltanto nel pomeriggio in cui si è presa la notizia il giorno seguente, ma durò per più di una settimana, una decina di giorni, una sorta di pellegrinaggio. Ecco, anche lì gli chiesero un parere ai microfoni di Sky, era un po' spartito, non ricordo quale nello specifico, e lui gli disse: sì, sicuramente Napoli è una città che, insomma, con grande calore, Diego ha rappresentato tanto per questa città, però viviamo un momento particolare, eravamo sempre in piena pandemia. Sì, sì, sì. E anche lì tutti i segnali che complessivamente, anche non soltanto il rapporto con la società, non soltanto il rapporto con alcuni calciatori, ma anche il rapporto tra Napoli e Gattuso, o meglio Gattuso e Napoli, dove per Napoli intendo città complessivamente, approccio, e intendo anche la stampa partenopea, insomma i mezzi di comunicazione partenopei, non è sbocciato mai l'amore. Ho percepito sempre una sorta di fastidio da parte di Gattuso rispetto a certi atteggiamenti, in maniera più o meno legittima in alcuni casi, e credo che anche lì si andrà a consumare poi definitivamente lo strappo. Io credo poco alla riconferma di Gattuso, anche se il Napoli dovesse poi centrare l'obiettivo Champions, che ricordiamo era sì l'obiettivo di inizio stagione, ma veniva dato quasi per, non dico per certo, però un obiettivo abbastanza alla portata degli azzurri. Assolutamente. Giovanni, Gattuso sì, Gattuso no, domanda scontata. Domanda scontata, Gattuso no, non è vero. Non è vero, perché io sono d'accordo con quello che dice Gennaro. Cioè, c'è un rapporto che ormai è rotto. Però in questa situazione quello che non mi piace è che noi non sentiamo la voce della società da troppo tempo. È silenzio stampa. In un momento, ma a parte la società, neanche più l'allenatore può parlare. Silenzio stampa. Sì, no, ma almeno attraverso Gattuso si poteva apprendere qualcosa. Cioè, ma quello che dà fastidio è pensare che abbiamo vissuto tutto questo frangente, Gattuso sì, Gattuso no, c'è alla porta quello che arriva, lui va via, certo. E la società non ha detto una parola. Qualche tweet ogni tanto. Sì, ma però sono dei tweet che lasciano nulla. Il tempo che trovano. Certamente sì. Anche quello di domenica del presidente, complimenti, bravissimi, lascia il tempo che trova. Quindi io sono d'accordo che il rapporto si è rotto, e quindi sarà difficile, impossibile, forse anche controproducente ricucirlo. Ma poi anche la confusione, volendo scendere sul piano tecnico, anche poi la confusione, secondo me, che in alcuni casi Gattuso ha dimostrato, indipendentemente dagli uomini a disposizione, io non ho apprezzato il periodo in cui il Napoli sembrava essere diventato una provinciale. Vero che bisogna fare di necessità virtù, però alcune gare a me
sono rimaste, insomma, mi hanno, tra virgolette, ferito, la gara in casa contro l'Atalanta. Contro siamo passati da certe gare in cui abbiamo giocato da dominatori a certe in cui invece ci siamo fatti piccoli piccoli e siamo stati accoppati. Sì. Però, Gennaro, questo poi dopo, nella dinamica di un campionato bisogna pure capire che cosa accade. Le contingenze sicuramente. Però voglio dire, lui sicuramente non sarà molto difficile che resti. Ahimè, io sento dei nomi preoccupanti, perché insomma, voglio dire, perché insomma, se penso che qualcuno ha paventato, visto che tu volevi un Toto, sì, lo facciamo. Infatti ci teniamo sull'allenatore. Facciamo uno scambio, Gattuso va a Roma con la Lazio e viene Filippo Simone Inzaghi qua. Io avrei scettico. No, perché in realtà staremmo sullo stesso livello, nel senso, dei nomi fatti chi ti piacerebbe? Piacerebbe, e io ho una preferenza assoluta. Io, a me piace Juric. Ah, me l'avevi detto. A me piace Juric per un semplice motivo, perché, e lo dico pure, forse non sembri un'offesa, perché è detta in maniera come dire positiva. Io credo che Juric sia, tra virgolette, lo zingaro che può stare con De Laurentiis. Cioè, è una persona che, dal mio punto di vista, non le manda a dire, ma no come Gattuso, perché Gattuso alla fine era un giocatore in campo grintoso, ma è un bravo ragazzo. Per stare vicino a De Laurentiis ci vuole uno come lui. Senza peli sulla lingua, uno come non lui. Per cui io, ecco, quando dico l'accezione zingaro è positiva, non è negativa, nel senso che, essendo, avendo una cultura completamente diversa, è quello capace che forse può a Napoli inserirsi in un certo modo. E poi, a parte questo, che diciamo è una nota di costume, l'ho detto già in un'altra occasione, aver visto all'opera un allenatore che in 2 anni gli hanno cambiato la squadra e riesce comunque a fare dei risultati, perché poi qua parliamo l'amalgama, il tempo, tutte queste belle cose qua, poi quelli gli cambiano tutta la squadra, tutta la difesa, e lui comunque fa meglio dell'anno precedente. Potrebbe essere stata una combinazione, però insomma, voglio dire, dovendo fare un cambiamento, dovendo portare a Napoli un allenatore giovane, nuovo, io punterei più che su Italiano, su Juric. Italiano è stato anche molto complimentato da Zeman, che io apprezzo molto dal punto di vista tecnico, però è uno di quegli allenatori, Zeman, e chi gioca come lui, che purtroppo non è riuscito ad avere i risultati che avrebbe meritato per il gioco espresso dalle sue squadre, perché in Italia il bel gioco non serve. Cioè, qua bisogna vincere le partite, quindi in Italia molto del bel gioco non serve. Io ricordo a tutti che con il bel gioco, tra virgolette, perché gliel'abbiamo regalato noi, Sacchi ha vinto un solo campionato, uno. E gliel'abbiamo regalato noi, è storia questa, non lo dico io. Beh, quindi voglio dire, in Italia non si vince perché si gioca bene. Poi possiamo risalire al pacchetto di Trapattoni a Torino con la Juventus, ma aveva una squadra che era 9-11 la nazionale italiana con Boniek e Platini. E allora, insomma, voglio dire, vediamo se è facile fare bel gioco con quei giocatori. Ecco perché dico, probabilmente Juric, che mi sembra anche un allenatore molto moderno, molto capace di cambiare pelle anche durante la partita, credo che possa essere. Molti dicono che è gasperiniano, io dico che no, che lui è molto diverso da Gasperini. Ecco, Gennaro invece, secondo te l'allenatore giusto per il futuro del Napoli? Beh, molto dipenderà dal tipo di progetto tecnico che il Napoli, insomma, vorrà adottare per le prossime stagioni. Io credo che da lì dovrebbe scaturire la scelta del tecnico, piuttosto che al contrario, insomma, partire dal tecnico per poi rifondare la squadra. Ecco, il piazzamento in Champions, scusa se ti interrompo, potrebbe cambiare qualcosa sull'idea del progetto futuro del Napoli? Sostanzialmente credo di no. Io immagino e spero che Napoli, già adesso che siamo a 10 a 11 giornate dalla fine del campionato, il Napoli già
possa avere le idee chiare per quello che riguarda, per quanto concerne l'impianto tecnico per la prossima stagione, e soprattutto che tipo di progetto il Napoli vorrà portare avanti, perché con Gattuso si è interrotta, secondo me, quella fase che aveva contraddistinto l'asse Benitez, Sarri, Ancelotti, in cui il Napoli ha provato, e in alcuni frangenti è riuscito a proporre un tipo di calcio che si discostava in maniera abbastanza evidente da Mazzarri, ancor prima da Rea, ma Rea non fa testo perché ha vissuto una fase, insomma, di transizione anche da categorie inferiori. Napoli ha scelto con determinazione una strada che poi ha portato ad alti e bassi, penso, insomma, alla prima stagione di Benitez molto positiva, alla semifinale di Europa League, poi anche lì è successo qualcosa, ancora una volta, a livello di spogliatoio, a livello di rapporti personali, che ha gradualmente sfaldato quel progetto. Benitez poi è stato trattato, secondo me, in una maniera non propriamente ortodossa, tanto che poi ha abbandonato il campionato italiano e non credo voglia più tornarci. Scelta che poi ha fatto anche Ancelotti, di andare via nuovamente dall'Italia, aveva possibilità di allenare nel nostro campionato, ha preferito, evidentemente, visto il clima cambiato nel nostro calcio, forse perché si fa fatica a poter proporre un'idea di calcio di un certo tipo, quindi ha preferito andare all'Everton, tornare in Premier, insomma. Dicevo, continuità, sia Benitez, sia Sarri, sia Ancelotti erano allenatori che prediligevano un calcio, indipendentemente dalle differenze poi di tattica, di personalità degli allenatori che ho citato, comunque prediligevano un calcio di fatto di proposizione, di dominio, diciamo così, o meglio di tentativo di fare il gioco. Già con Gattuso questo meccanismo si è un po' inceppato, perché Gattuso ha delle caratteristiche diverse, gioca un calcio molto d'attesa, un calcio poco aggressivo, si è scelto una strada, anche se in corsa, perché Gattuso è arrivato, insomma, per porre rimedio a quello che era accaduto nella seconda gestione Ancelotti, quindi ci sta un'interruzione del progetto. Io credo, la percezione, per quello poi i nomi di italiano, si fece anche il nome di De Zerbi, credo che Napoli voglia dare continuità rispetto al trittico che ho citato di nomi precedenti. Ho l'idea che Napoli voglia proseguire in quel solco, quindi 4-3-3, ma un 4-3-3 fondamentalmente propositivo, che tenda nuovamente a portare il pallino del gioco nelle mani degli azzurri, e quindi da quel punto di vista forse ho qualche punto di scetticismo su Juric, non per le capacità straordinarie, addirittura non solo ha fatto meglio della passata stagione, ma i calciatori che gli sono stati presi per sua stessa ammissione erano o fermi da un lungo periodo o erano infortunati, penso a Kalinic, penso a Ceccherini, che nella Fiorentina giocava pochissimo, o alcuni giovani come Davidovic o altri che avevano visto veramente poco la Serie A, Barak, che sta facendo un campionato straordinario ma veniva da un mezzo campionato nel Lecce ed era un calciatore che non offriva le garanzie che invece poi ha dimostrato di poter dare in questo torneo, in questo campionato, quindi ha fatto un lavoro straordinario. E Juric, la similitudine con Gasperini, secondo me, si ferma all'aggressività, al pressing, al calcio molto fisico, che è un calcio invece che Napoli in tutte queste stagioni, almeno nelle ultime 8-9, non ha messo in campo, e per le caratteristiche calciatori che almeno ha in rosa farebbe fatica. È chiaro che se scegli Juric poi magari però gli metti una squadra a disposizione con le caratteristiche, certo, adeguate per il tipo di calcio che lui propone, e quindi puoi scegliere Juric, che è un allenatore secondo me molto capace. Se invece mi avessi chiesto di un desiderio, insomma, di un sogno, a me piacerebbe, insomma, o meglio, sogno che possa tornare Sarri. È stato contattato da De Laurentiis, è notizia certa, insomma, sembrerebbe aver declinato. L'unico punto di scetticismo in un ritorno di Sarri, purtroppo, sarebbe quella, secondo me, che si troverebbe già di fronte a un ambiente polarizzato tra, sì, chi lo sosterrebbe come un messia e tra chi invece gli imputerebbe ogni male, non ultimo quello poi di aver accettato la corte della Juventus. Purtroppo per lui poi un'esperienza finita in quel modo, purtroppo sul piano umano, perché poi sul piano sportivo è riuscito a vincere il titolo. Quindi desiderio Sarri, però con la prospettiva di poter ricominciare lì dove il progetto fu interrotto. Certo. Un nome nuovo tra quelli invece tra i papabili, io credo che per la rosa del Napoli possa essere
possa essere adatto De Zerbi per il numero di trequartisti di attaccanti che è Napoli, per il tipo di gioco che credo che Napoli voglia fare. Non è il mio desiderio, credo che possa essere un allenatore, insomma, però adeguato. E su Simone Inzaghi anch'io ho qualche dubbio, perché al di là del livello, lui gioca un 3-5-2 da tantissime stagioni, è quello il suo calcio. Faccio fatica, insomma, a vedere il Napoli giocare un calcio come quello che Simone Inzaghi propone alla Lazio, e al di là dell'assetto tattico è un calcio anche in quel caso di attesa e ripartenza. Quindi per me Desiderio Sarri, se devo farti un nome tra quelli che sono circolati, invece col suo 4-3-3 forse italiano potrebbe sposare i miei gusti. Anch'io sposo l'idea italiano. Ultima domanda per Giovanni, non ti posso far fare i pronostici ovviamente, no, se non della nazionale, però la domanda cattivella te la faccio comunque, cattivella sì, ovviamente, sempre tra virgolette. Esatto, tra virgolette, con tutto l'affetto possibile. Hai guardato Lorenzo Insigne in nazionale? Infatti, guarda, mi aspettavo che tu mi facessi questa domanda e mi sono preparato un dato. Guarda caso, mi sono preparato un dato che per la verità non l'ho preparato io, me l'ha offerto, Sky su un piatto d'argento, perché Sky ha fatto oggi un lungo panegirico, un'apologia di Insigne che mi è piaciuta moltissimo, dove praticamente questo giocatore è diventato indispensabile per la nazionale, ed è tutto vero questo, non è ironia la mia, è realtà. Però poi ha detto che sta facendo un campionato eccezionale, queste cose qua, e poi, come diceva Mike Bongiorno, è caduta su una buccia di banana, perché ha detto che Lorenzo Insigne ha segnato 13 gol tirando 93 volte in porta. E questo è quello che io sto dicendo da tempo, cioè che lui non deve tirare in porta, lui non è in questo momento il capocannoniere del Napoli, ma per pura avventura, anche perché poi ci sono qualche rigore in questi 13 gol. Alessia, il discorso di non tirare in porta, adesso per carità quello che è accaduto a Roma può essere frutto di un'occasione, però mi domando, perché poi in altre annate precedenti ha fatto qualche gol su punizione Mertens ha fatto gol su punizione da destra, cioè tirando di destro, che dovrebbe essere la caratteristica del nostro capitano. Cioè, il problema è questo. Noi dobbiamo pensare che ogni giocatore ha delle caratteristiche. Io Insigne lo vedo benissimo a suggerire e a fare assist. Secondo il mio punto di vista non c'è oggi in Italia un giocatore più svelto, più furbo, più capace di dare la palla al compagno per mettere la palla in porta. E lui dovrebbe fare questo. Dovrebbe limitarsi a fare questo, poi è chiaro, sta a 11 metri dalla porta, ha una palla importante, tira, ma non è che ogni partita lui deve tirare anche da 30 metri che non ce la fa neanche ad arrivare in porta, questo è il problema, non è che lui deve andare a battere i calci d'angolo che non li mette mai sul dischetto del rigore, mai. Questo è quello che io, è una cosa che penso che si veda, che sia la palissiana. Perché non si dice questo? Perché non si può dire? Perché qualcuno dice che non si può parlare di questa cosa, perché altrimenti non capisci niente di calcio. Io non credo che dire questo significa non capire di calcio. Io penso che quel giocatore con quelle caratteristiche deve far valere quelle caratteristiche che ha, che sono importanti. Cioè, la palla in verticale per dare al compagno, meglio di lui non la vede nessuno. Ma per quale motivo allora fare questo tipo di discorso? Perché imporsi, nessuno gli chiede di fare 20 gol all'anno, non è nelle sue corde, non è stato mai nelle sue caratteristiche. Io invece gli chiederei di fare 20 assist vincenti, che lui lo può fare. Ricordiamoci che con Caglione aveva questa ripetitività, con questo lancio a scavalcare, a andare da una linea laterale all'altra, che metteva Caglione davanti alla porta. Ma è andato via Caglione, ma si può fare anche con gli altri. Cioè, forse non saranno bravi come lo spagnolo, ma insomma si possono fare delle cose. Inventano un'altra cosa. E poi per tornare al discorso che faceva Gennaro prima su Osimhen, ha perfettamente ragione, però
l'arrabbiatura di Osimhen, io credo che dipenda dal fatto che lui ha una muscolatura molto lunga e nei contrasti, quando viene falciato, lui si fa male, Sì. ha paura di farsi male. Come no? E Certo. il suo nervosismo dipende da questo. Cioè, lui reagisce perché ha paura di farsi Sì, male. sì. È un giovane, ha una carriera davanti importante, evidentemente ha questa sensazione. Ecco perché reagisce in quel modo che effettivamente Bruciato anche dall'inizio stagione dove è dovrà stato fermo a capire, no, ma lungo. dovrà No, e poi capire nello il specifico lì meccanismo. Mancini in realtà per ben due volte poi l'ha provocato anche, diciamo così, Sì, diciamo così. Mancini poi è stato Perché poi scientifico, sì. è stato un difensore di quelli di una volta, no? Studiano gli Che atteggiamenti, ti facevano proprio innervosire studiano gli atteggiamenti attentamente, dell'avversario e quindi. ti tendono il tranello, assolutamente. Ecco, Però, così mi insomma, deve questo per imparare a non dire, cadersi. insomma, una Assolutamente. sensazione che si dice Assolutamente. guardando. Poi, come dicevo prima, ne parlavo ieri con Gigi Decanio, come dicevo prima, bisogna conoscere molto attentamente le cose, bisogna capire. E in questo lancio un'ancora di salvataggio a Insigne, perché sennò mi dicono che io sono pazzo. Insigne dovrebbe prendere questa mia ancora di salvataggio, capire che mi rendo conto che forse lui, essendo napoletano, vuole fare molto più, è capitano, quindi, ma invece lui può essere molto ricordevole. Per fare un parallelo, che non è un parallelo come giocatori. Io ricordo di aver visto, perché ho l'età purtroppo, insomma, un grandissimo capitano nel Napoli, che era Antonio Iuliano, il quale aveva la capacità di non comparire come il salvatore della patria. Non aveva un gran tiro e infatti ha tirato pochissimi in porta, facendo pochi gol. Però i suoi compagni lo avevano sempre a fianco quando ne avevano bisogno. E questo secondo me vale molto più di un gol in una partita o ogni tre partite. Questo può significare tanti gol fatti dai tuoi compagni. Certo, è ugualmente importante. Volevo far rispondere Gennaro sulla questione Insigne prima di chiudere. Sì, molto volentieri, sposo in toto la tesi, insomma, fin qui portata avanti, è venuto un momento, venne un momento in cui Insigne, insomma, criticare l'operato di Insigne in campo non necessariamente determinasse la lesa maestà, addirittura diventò virale sui social network, insomma, la famosa conclusione a giro diventò quasi uno sberleffo che veniva puntualmente sbattuto in faccia a Lorenzo Insigne, questo in maniera, insomma, sì, ironica ma cattiva, determinava quello che poi si diceva prima, la scarsa, non scarsa, scarsa forse esagerato, l'attitudine al gol di Insigne non è poi così spiccata rispetto alle statistiche, rispetto al gioco che Napoli poi ha proposto nel corso di tutte le ultime stagioni, in cui se Insigne fosse stato un goleador vero e proprio, di gol ne avrebbe dovuti fare veramente a carrette, come si dice, insomma, dalle nostre parti. E io credo che uno dei suoi limiti sia che calci, indipendentemente poi dalla conclusione a giro, calcia solo di destro, ma calcia solo di interno. Lui non ha altre conclusioni. Difficilmente l'ho visto calciare d'esterno, raramente di collo, per cui anche i portieri avversari si aspettano un certo tipo di conclusione, che se perfetta si infila all'incrocio dei pali, o rasente il palo opposto al portiere, quindi è imparabile e va a segno. Però in tutti gli altri casi poi fai fatica a sorprendere l'estremo difensore avversario o le difese avversarie se sanno che tu vai alla conclusione soltanto in quel determinato modo. Ed è stato, secondo me, un handicap nella carriera, almeno per quanto riguarda le realizzazioni di Lorenzo Insigne. E l'altra cosa, io credo che Insigne, ritornando al discorso dello spogliatoio, credo che c'entri abbastanza nei problemi che nel corso delle stagioni si sono succeduti sotto le varie guide tecniche, Alessia, tutti. non ci eravamo messi d'accordo, eh? No, non ci eravamo assolutamente. messi No, ma è d'accordo. un dato di fatto, assolutamente. Tutti hanno avuto problemi o nella collocazione tattica. Io ricordo a Di Maro la battuta del signor Carlo da Reggiolo, che era seduto vicino a noi, Come no? insomma, che chiese a Insigne Che bel dove gli momento. piacesse giocare, lo punzecchiò più volte dicendo un capitano, non facendo riferimento a lui, ma indirettamente sì, un capitano è quello che, insomma, si assume le responsabilità, che trae i compagni, che non mette il muso, che, insomma, parlo di Ancelotti. Problemi li ha avuti anche Gattuso, è un calciatore che
tirato fuori dal campo in molti casi, 9 volte su 10, ha mugugnato o non ha nascosto il disappunto, mentre ricordo Marek Hamšík, tirato fuori costantemente da Benitez, ad esempio, mai ha fiatato, ha dimostrato insofferenza rispetto alle scelte sacrosante di un allenatore che, ricordiamo, come dicevamo prima, vuole sempre il meglio anche per se stesso, certo, non soltanto per la squadra. Quindi Lorenzo Insigne ha rappresentato spesso la croce del Napoli e poi anche De Ligt, perché è un calciatore sicuramente importante, con grandi doti tecniche, ma io anni fa avrei fatto una scelta diversa e addirittura avrei ceduto Lorenzo Insigne e avrei costruito la squadra diversamente. Mamma non mia, c'eravamo messi d'accordo. Che finale! però è servito l'asta. Voglio dirti una cosa, il Napoli in ogni caso, quest'anno il presidente, e sicuramente io penso che lo farà, deve cambiare 2 o 3 giocatori, anche 4, che ormai devono andare da altre parti. Sì. Quando dico questo, dico a malincuore, parlo di Koulibaly, parlo di anche di Fabian Ruiz, che per me è un giocatore importante, ma lui vuole giocare in Spagna. Quindi se trova, anche perché sono giocatori... Chi non desidera giocare è meglio sono che... Sono giocatori che possono portare molto, molto alla società nelle casse, perché sono quelli che si possono più facilmente collocare. Sarà difficile sostituirli, ma probabilmente... Ecco, hai colto il punto, perché poi se mi dici speri o auspichi l'addio da parte di Fabian e Koulibaly... Sì, però vorrei sapere chi viene. Quello è il problema, perché sappiamo che del cambio non ci abbiamo mai guadagnato. Meglio un Koulibaly che commette un errore ogni 3 gare. Non 50%. Non ne facevo un discorso di facevo un discorso perché, ho capito, perché poi, di voglia. Di, no, perché poi dopo cominci il campionato da capo. Sì, già svogliato. Già problemi. Con le polemiche. Infatti, vale per tutti quello. Assolutamente. Anzi, ne parleremo anche nella prossima puntata. Approfittiamo perché abbiamo 3 partite in 7 giorni, 8 giorni, sì, infatti un tour de force niente male, quindi ne parleremo sicuramente la prossima puntata. Intanto grazie mille Giovanni Caudiano. Grazie a te, grazie a Gennaro e grazie agli ascoltatori. Grazie mille Gennaro D'Elena, grazie davvero. Grazie a te Alessia, grazie a Giovanni e mi auguro in futuro di avere nuovamente la possibilità di confrontarci. Quando vuoi, lo sai. Grazie mille anche a voi che ci avete seguito anche in questo venerdì e vi diamo appuntamento alla settimana prossima, sempre venerdì 21:30 con Prima Serie A. Buona serata.